L'impatto del progetto Sport Civico su Piazza degli Olmi è stato sicuramente positivo perché ci ha permesso di creare sin dalle prime fasi un rapporto di fiducia con gli abitanti del quartiere, con le altre persone, i cittadini che frequentano questa piazza e soprattutto con la scuola. Sono state realizzate tante attività che hanno sicuramente dato nuova luce ad una periferia della nostra città, dell'area nord. Per questo sono state fatte tante assemblee, sono stati fatti laboratori motori, sono stati attivati anche momenti di cura del bene comune e del bene pubblico, e per questo per esempio sono state realizzate delle piccole aree verdi che hanno dato a Piazza degli Olmi, un'area caratterizzata da tanto cemento, anche un aspetto diverso. L'auspicio per il futuro del progetto Sport Civico è che non si fermi con la conclusione formale del progetto, ma che diventi un modo per implementare quella che è la rete di comunità e il senso di vicinanza che si è creato. Questo vale tanto per la zona di Piazza degli Olmi, che continuerà a essere ovviamente un centro di sviluppo e di nuove idee, di cura dei beni comuni, ma anche di un nuovo rapporto di interpretare lo sport. Ma c'è anche un altro livello su cui ci piacerebbe lavorare, che è quello di poter esportare questo modello nato qui in altre zone della città o in altri centri della nostra provincia. Quest'anno al Progetto Sport Civico ci sono state una serie di attività molto interessanti. Il ricordo più bello che ho è riguardo alle assemblee pubbliche che abbiamo fatto, dove sono stati coinvolti molti studenti del liceo scientifico e diciamo, abitanti del quartiere su alcune tematiche che riteniamo importanti. Mi chiamo Tony Strammiello, dirigente WISP. Direi che tra le cose più importanti di questo progetto è proprio il coinvolgimento di ragazzi adolescenti nella riqualificazione di uno spazio comune, quale quello di Piazza degli Olmi, che ha visto i ragazzi partecipare a varie attività, tra cui per esempio quella del verde, per portare dei cambiamenti positivi, apprezzabili nella comunità anche nel posto, e cercare di dar loro l'idea, l'importante idea, che anche piccoli gesti possono portare a grandi cambiamenti. Le attività sportive che abbiamo portato avanti hanno fatto sì che varie età, quindi dai più piccoli ai più grandi, potessero essere coinvolte e sentirsi parte attiva di questo cambiamento, di questa rigenerazione.